Lo so, caro, lo so. Che giorno è? Ti addormenti e ti risvegli da un paio di giorni, Daniel. Non sai quanto ho avuto paura di perderti. Lo sai cos'è successo? Ah, io ho visto tutto. Hai sofferto. Hai pianto. Credo di essere andato in paradiso, Casey. E com'era? Bello? Mi hanno fatto rivedere la mia vita. Tesoro, adesso cerca di non pensarci. Buongiorno, caro. Hai fame? Sì, da morire. Oh, guarda dove sei finito. Non ti bastano 3 cuscini. Oh, ecco. Allora, come ti senti? Beh, mi sento meglio di notte, quando sogno, perché è come ritornare indietro. Ah, sì? Indietro dove? Continuano a parlare con me, a insegnarmi, a raccomandarsi. Ah, ecco la cugina Alice. C'è nessuno? Siamo qui. Come lo sapevo? C'è anche Bobby, ma non vuole entrare. Su, entra, Bobby. Come va? Ciao, Alice. Ciao, Alice. Ciao. Ciao, Bobby. Ciao, Bobby. È molto importante. Ah, la luce è fortissima. Mi acceca. Cerchi degli occhiali da sole. Tieni, prendi questi. Grazie, amico. Tienili pure. Così va molto meglio. Ecco, tesoro. Auguri, Daniel. Grazie, dottore. Ehi, Daniel, quando il fulmine ti colpisce, che si sente? È come se Dio ti cucesse allo spiedo. Oh. Il fulmine gli ha causato serie lesioni al sistema nervoso. Ci vorrà un po' prima di sapere se sono reversibili. C'è da aspettarsi che abbia delle amnesie, così, perdita di senso dell'orientamento, stato confusionale, svenimenti. Quindi, stategli vicino. Farò del mio meglio. Ti ho preparato la colazione, tesoro. Presto sarai in grado di uscire all'aria aperta. Che sono questi disegni? Alcune cose che mi hanno colpito. Che stai scrivendo? È un elenco. Sono cose che devono ancora accadere. È lungo? Sì. Ti aiuto. No, ce la faccio. Mi fa piacere. Ci riesco. Aspetta, tesoro. È tutto a posto. Sta tranquillo. Va tutto bene. Devi solo avere un po' di pazienza. Io non so che cosa mi sta succedendo. È come un'ossessione. Non riesco a non pensarci. Non è niente. Non ti preoccupare. Ce la farai. Non ho voglia di mangiare. Oh, caro, andrà tutto per il meglio, vedrai. Devi andare al lavoro. Ti serve qualcosa prima che esca? Devi andare in bagno? No? Beh, allora io vado. Ci vediamo alle 6. Se hai fame c'è da mangiare nel frigo, capito? Assenzio, amarezza. Assenzio uguale amarezza. Io continuo a non capire il tuo comportamento, tesoro. Questi signori cosa vogliono? Io li chiamo esseri luminosi. E questo elenco che cosa significa? Ti comporti da matto? No, io non sono matto, sono solo... Come ti chiami? Come mi chiamo? Io...
Io sono tua madre, caro. Ah, lo sapevo. Voglio dire, me lo ricordo. Tutto si risolverà, vedrai. Ogni cosa tornerà come prima, anche la tua memoria. Domani è il tuo compleanno, lo sai? Sul serio? Quanti anni ho? Allora, quale vuoi? Quella lì. Arriva la torta con le candeline. Ehi, Danny, come ci si sente più vecchi di un anno? Grazie. Buon compleanno, tesoro. Danny, avanti, fa un discorso. Voglio dirvi... Voglio dirvi che tutti noi siamo... Siamo potenti esseri spirituali, tutti noi. E l'amore fa la differenza. L'amore può ogni cosa. Tutto qua. Bellissime parole. Te ne taglio una fetta. Danny, che ne diresti di andare a bere una birra e a divertirci, eh? Non posso. Perché non so più chi sono in questo momento. So solo che non sono più quello che ero. Bella festa. Sì, bella festa. Dobbiamo pagare i conti, Daniel. Non importa. Tanto non mi serviva più. Daniel, basta! Possibile che non trovi nient'altro da fare? Adesso o in generale? Voglio dire, tutto questo è una follia, Danny. Sono passati mesi e non è cambiato niente. Forse dovresti tornare al negozio. Giusto per un paio di giorni. Ti sentiresti più utile. Eh certo. Forse dovrei farlo. Forse hai ragione tu. Chi lo sa? Ma che c'è? Ferma, aspetta. Chi è tornato in vita può parlarne. Il dottor Raymond Moody, autore di La vita oltre la vita, interverrà al convegno che si terrà sul tema le esperienze post-mortem. Ah, eccolo! Lo sapevo! Lo sapevo che avrei trovato una spiegazione. Ma di che parli? Io ero morto. Sono andato dove si va quando si muore. Ho avuto una di quelle esperienze. Oh, cielo, Daniel, questo tizio è solo un impostore. A lui interessa vendere il suo libro. Devo andare, devo conoscerlo. Senti, oh. Daniel! Tutto a posto? In fondo che cosa ho da perdere? Potresti scoprire che non sei affatto pazzo. La grande maggioranza dei soggetti, benché provenienti da ambiti religiosi e culturali del tutto diversi, dà una descrizione straordinariamente simile dell'esperienza. Benché non abbia intervistato nessun individuo che abbia esperito la totalità di questi eventi, questi fenomeni ricorrono nella descrizione della loro esperienza.